A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. Buongiorno, ma buongiorno, buongiornissimo anche come diceva Eleonora, buongiorno. No, spero di no. Ragazzi, spero di no, ero spero scivolata. Sì, sì, allora eccole qua, le Charlie's Angels, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come state? Sempre in piedi. Sempre in piedi. Buongiorno, esatto. Bentrovate. Questo mercoledì 7 di giugno, insomma, ci avviamo piano piano all'estate, alla stagione, fa abbastanza caldo, devo dire. Anche questa notte abbiamo così tolto le lenzuola e via discorrendo, quindi pian piano si comincia a sudare, l'afa, fa caldo. Finalmente comincia a dormire di meno. No, lo dico perché ci sono mille persone, anche più dall'altra parte, che odiano il caldo, e quindi glielo dico apposta. Vabbè, dai. Allora partiamo perché abbiamo tanti collegamenti e tanti compleanni, ma tante notizie e tante cose da ascoltare. Prego, Giulia. Prego. Ebbene, è il 158esimo giorno dell'anno e la Chiesa ricorda San Candido, Sant'Antonio Maria Gianelli e San Roberto. Intanto, visto che meno male, comune, tanti auguri a tutti, Roberto. Sì. Il sole questa mattina è sorto alle 5:32 e tramonterà alle 20:42. La luna sarà calante e illuminata all'89.3%. Comunque con i nomi santi andiamo meglio dei primi giorni. Hai visto? I primi giorni erano impegnativi. Ieri era San Norberto, oggi San Roberto, quindi insomma ecco un po'. Salutiamo tutti i Roberto. E i Norberti di ieri. Per quanto riguarda la giornata mondiale, oggi è la giornata mondiale della sicurezza alimentare. Una tematica insomma che non poteva non essere protagonista e discussa, in quanto tra ecco, nutrizionisti, insomma biologi che hanno avuto modo di approfondire sempre di più quelle che sono poi anche le corrette, no? I corretti piani alimentari per condurre un corretto e sano stile di vita, insomma non poteva non essere approfondita. Quindi fu proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e rappresenta un'occasione di riflessione su un tema di grande importanza. Si stima che nel mondo le malattie a trasmissione alimentare colpiscono ogni anno circa 600 milioni di persone e possono rappresentare un grave rischio per la salute, in particolare anche quella dei bambini e dei consumatori appartenenti a fasce socialmente svantaggiate. Quindi l'obiettivo di questa, come dire, ecco, di questa giornata è anche questo, quindi quello di sensibilizzare anche alla corretta alimentazione per evitare, quindi come prevenzione a malattie. Una giornata particolare, insomma, attenzione. Allora, ci sono i fatti del giorno, esatto, insomma, quindi, anche molto interessanti, devo esatto, dire. Proseguiamo con l'accadde oggi, quindi 7 giugno 1927, fu firmato l'atto fondativo della AS Roma. C'ero io, C'eri, lui c'era. Io c'ero. Ma non avevo dubbi. Lì c'ero, facciamo, no, mandiamoli, dall'altra parte c'è la regia. Mandiamo quello che dobbiamo mandare, ecco, insomma, dai, questa è la storia. Ma dietro ci sei tu, vedi? La storia, tu sì, sei sì, quello storia, dietro al muro. Ho girato proprio io il video. Il video l'ho girato proprio io, insomma. Straordinarie immagini, vabbè, dai, andiamo avanti. Ho fatto la storia. Sì. Poi, sempre oggi, ma nel 1965, quindi 58 anni fa, ci fu il primo VCR casalingo, quindi la Sony Corporation inaugura il mercato dell'home video con il CV2000. Iniziate un po'. Dai, quindi iniziavamo a vedere, questa era di produzione di film. Sì, quindi che meraviglia comunque, quanta storia. Veramente. Lì pure c'ero. Lì pure c'ero. Ma tu eri ovunque, cioè inutile ribadire. Cioè, lui c'è sempre, da sempre, da sempre e per sempre, onnipotente. Un po' umile. Esatto. Un po' umile. Sto da tutte le parti. Un altro fatto storico particolarmente rilevante. Mi è piaciuto il discorso del lume. Esatto, esattamente. Sono un po' dappertutto come Dio. La caratteristica principale è l'umiltà di Marco. Sì. Umiltà, ragazzo. 1929, 93 anni fa, nasce lo Stato della Città del Vaticano. La nazione più piccola del mondo, custode da oltre 2000, da 2000 anni, scusate, della cristianità. E nacque nell'epoca, nell'Italia mussoliniana. Ecco, vediamo alcune immagini. 1929. Sì. Mamma mia, ragazzi. Lì non c'eri? No, tu eri lì, guarda, ti vedo dietro. Ah, è quello, è vero. Quello che sta scrivendo vicino, è vero, è lui. Vicino al vescovo. Sì, è vero, è vero. Vicino all'altra parte. Vabbè. Che storia, ragazzi. Che storia. Mamma mia. Bene. Quanti anni sono passati? 90... Quasi, 90, ti dico 93. E ci sei proprio per un pelo. 94. Però ti mantieni bene. Del 29, 94. Vabbè.
Sì, mi sono frizzato. Mi contengo bene. Si è frizzato. Vabbè. Ebbene, proseguiamo con Pantani che vince il Giro d'Italia. Non poteva non essere ricordato 24 anni fa, quindi 1998. Ecco, vince l'81esimo Giro d'Italia. Ce l'abbiamo qualche video? Eccolo, che meraviglia. Pantani Tonkov si decide. No, questo video me lo ricordo benissimo. Lì c'ero anch'io, avevo 2 anni. Pantani si sta giocando il giro. Attenzione! È il momento decisivo! Pantani scatta! Tonkov si è seduto! L'ennesimo scatto è stato decisivo! Ed erano anni che non assistevamo a uno spettacolo in cui. La tensione anche che c'era in questi momenti. Qua, io me la ricordo. Ma poi l'emozione. Sì, l'emozione. Lo vedevo con mio papà. Tanto tempo fa. Ciclismo. Anche Rima. Sport seguitissimo. Vero, sì. Anche dai giovani, non soltanto da quelli. Esatto. Vero, sì. Un po' dai vintage, vabbè. Grande esatto. Marco Pantani. Grande Marco Pantani. C'è una canzone meravigliosa degli Stadio dedicata a Marco Pantani, se avete modo ascoltatela, che è molto 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 commovente, molto molto bella. Andiamo avanti. Bene. Ultimo fatto importante del giorno, quindi ultimo ma non meno importante, 7 giugno 2004, quindi 19 anni fa, viene approvata la riforma della scuola italiana che tra gli altri provvedimenti cancella gli esami di quinta elementare. Pensate che anno, io li ho fatti però gli esami, anno, io no, che tu anno? No, 2004. Tu non l'avevi fatti gli esami? No. Mauri, tu l'hai fatto. Ah, voglio, io ho fatto anche l'esame dell'asilo. Giusto. Vabbè, lui all'epoca gli altri si faceva tutto, si faceva gli esami di prima. No, scherzo, però l'esame di quinta elementare l'ho dovuto fare. Io ho fatto gli esami di terza media, ma quella di quinta elementare. Cioè, no. Il fatto che Giulia non l'abbia fatta mi fa sentire realmente molto anziana. Sì. Beh, non vintage. Vintage. Usiamo questo termine. Ma sempre viva e bellissima. Usiamo questo termine qua. Però che ricordi, mamma mia. È vero. Quante cose sono cambiate nel corso degli anni? Cioè, addirittura. Adesso non si fa più l'esame, giusto? No. Adesso non si fa più, ma in terza media sì però. Sì, in terza media media sono anche abbastanza complessi, nel senso adesso si è intensificata la difficoltà. Bene, andiamo avanti perché il collegamento vedo che insomma c'è il collegamento. Ce l'abbiamo, eccolo. Diamo il buongiorno al nostro direttore Claudio Micalizio. Buongiorno, da dove questa direttore, volta direttore? Buongiorno. Dalla cabina telefonica? Da una cabina telefonica, sì, insieme a Matteo Lupini, responsabile di produzione del nostro telegiornale, mi collego da qui per darvi le notizie in primo piano quest'oggi, cominciando naturalmente da quanto è accaduto nelle scorse ore in Ucraina. Il conflitto è tornato in primo piano dopo questa esplosione che ieri ha distrutto parte di una diga, la diga di Nova Kakhovka, che ha riversato milioni e milioni di litri d'acqua in questo territorio gigantesco. Pensate, si stima che almeno 16.000 persone siano già state evacuate, ma c'è rischio che altri provvedimenti di sicurezza vengano adottati nelle prossime ore, anche perché l'ondata di piena nel frattempo sta arrivando verso il Mar Nero, trascinando con sé anche un'enorme chiazza di petrolio, quindi c'è il timore anche di un disastro di natura ambientale. Le autorità ucraine hanno definito quanto accaduto ieri alla diga il peggior episodio, la peggior attentato di natura, diciamo così, ambientale dopo Chernobyl. Ricorderete l'esplosione al reattore. Sulle responsabilità, come è un classico di questa guerra, ma in generale di tutte le guerre, ancora non si è capito chi è stato a mettere questo esplosivo, perché le due parti si accusano a vicenda. I russi dicono che è stata responsabilità ucraina, gli ucraini dicono no, sono stati i russi, anche perché è avvenuto sul loro territorio. Ovviamente è una situazione, come sempre, molto molto complicata da capire. Il dato di fatto è l'ennesima ferita che si apre sul territorio ucraino. Sul fronte italiano di cronaca vi segnalo una notizia di cui si parla molto, perché anche la politica ci ha già messo gli occhi sopra. Sapete quella inchiesta condotta in Veneto, che al momento riguarda una ventina di agenti di polizia accusati di aver usato violenza e di aver commesso altri reati nei confronti di tutta una serie di figure, soprattutto straniere, ma in generale potremmo definirle clochard, persone cioè che esprimono una fragilità di tipo sociale, che venivano fermate per normalissimi interrogatori, normalissimi controlli, e pare che questi agenti si divertissero a come dire
picchiarli, torturarli addirittura, c'è questa ipotesi di reato oltre a quello di omissione di atti di ufficio e falso in atto pubblico. Una inchiesta sulla quale la polizia ha, nei suoi organi dirigenziali ha già garantito massima trasparenza, che ovviamente sono stati sospesi in attesa poi che la magistratura faccia il suo corso. Ovviamente in Italia c'è anche tempo per notizie più leggere. Come non parlare della separazione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? Perché dico leggero, tenuto conto che si tratta naturalmente di una separazione e noi sappiamo quanto possa essere dolorosa? Perché i due coniugi, almeno in apparenza, tutto nasce da un'intervista pubblicata da Vanity Fair, sembrano essere molto sereni. Forse quello che sta soffrendo di più è Bonolis, che insomma, tra le righe pare che non abbia scelto lui la separazione. Però, diciamo così, stanno dimostrando come si possa mantenere un rapporto di stima, di rispetto reciproco, anche quando un amore finisce. Poi, certo, ci sono di mezzo anche i soldi e questo forse aiuta. Però, come dire, è un esempio che dovremmo seguire in un paese che purtroppo ogni giorno racconta di femminicidi e altri episodi di violenza che spesso scaturiscono proprio dalla fine. Un amore. Direi che ci possiamo fermare qui, se siete d'accordo. Grazie direttore. Grazie direttore. Ci sentiamo ovviamente domani. Sì, beh, son notizie un po' particolari per quanto riguarda la cronaca e poi giustamente, come diceva appunto il direttore Claudio Michalizio, è una notizia che fa un po', come dire, sorridere, però da una parte fa anche riflettere sui comportamenti che uno dovrebbe poi avere, no, dopo tanti anni di separazione da, insomma, in una coppia, o che sia l'uomo che sia la donna. Però lì secondo me entra in ballo l'intelligenza e anche il sentimento che poi si prova in quel momento, perché altrimenti una scelta del genere magari non la fai. Allora facciamo così, diamo il segno. Diamo? Sì, sì, lo diciamo, perché Acquario, manca. Oggi il segno lo è l'acquario, sì. L'amore vi spiazza. Oggi la luna entra nel vostro segno dove si congiunge a Plutone, che lo coinvolge nella configurazione complessa e passionale di cui è protagonista. Ormai sarà difficile per voi giocare a carte coperte perché non avete più il controllo della situazione e siete troppo coinvolti a livello emotivo. L'amore, quel sentimento che è facile vivere in maniera cerebrale ma che a volte vi sfugge, proprio questo è il momento, obbligandovi a inseguirlo su strade impervie. Quindi mi raccomando, questo amore a un certo punto prende, insomma, e vi porta via, quindi cercate di gestirlo un pochino, anche se mi rendo conto che è molto complicato. Allora, a breve, dopo il break, avremo in collegamento il nostro professor Stefano Ceri, che insomma ci parlerà di un evento molto molto interessante. Rimanete, anzi tra un po' torniamo, ma rimanete perché vi può interessare sicuramente. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. 10:17 qui a Radio Roma Television, canale 14, nel weekend, insomma, questo che sta per arrivare, venerdì e sabato, venerdì 9 e sabato 10, c'è un evento molto 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 interessante, non solo legato dal punto di vista sportivo per chi ama il padel e quant'altro, ma soprattutto per la prevenzione. Ne parliamo con il professor Stefano Ceri, che saluto e ringrazio ovviamente in collegamento. Ciao prof. Buongiorno, ciao Maurizio. Beh, io e Maurizio, insomma, ci conosciamo da qualche anno. Grazie del graditissimo invito nella tua bellissima trasmissione. Dici bene, venerdì 9 nel pomeriggio dalle ore 14 alle 19 e sabato 10 dalle 9 alle 19 al centro sportivo Sapienza Sport, lo potete vedere anche dal cartello che sta passando proprio in questo momento, al centro sportivo di Sapienza Sport, che si trova in via Fornaci di Tor di Quinto numero 64. Per renderla più facile, via Fornaci di Tor di Quinto, Maurizio, è dove ci sta il laghetto, no? Sulla strada sì, che sì. Va poi allo Stadio Olimpico, no? Il laghetto sì. Dove c'è un grande ristorante, lì dietro c'è questo bellissimo centro sportivo dell'Università di Roma, di Sapienza, che accoglie le fasi finali di questo evento che io ormai faccio da diversi anni. È la quarta edizione che faccio insieme alla Sapienza e al Policlinico Umberto I, che si chiama Padel e Salute. Diciamo che la parte padel è alle battute finali, mentre venerdì e sabato comincia la parte salute, quella a cui noi teniamo di più, noi medici del Policlinico Umberto I,
perché avremo ben 23, Maurizio, 23 specialità mediche presenti all'interno del villaggio, ognuna nel proprio box, nella propria stanza. Costruiremo un villaggio della salute in un bellissimo prato all'aperto, e dove ci sono tutti i medici del policlinico. Saranno poi, magari qualcuna ve la elenco, le più importanti: per le donne la senologia, per gli uomini l'urologia, per i bambini l'odontoiatria pediatrica, i pediatri, per gli sportivi c'è la medicina dello sport, la fisiatria, c'è proprio per tutti. È un villaggio che accoglie chiunque voglia venire a fare una visita gratuita, senza nessun impegno, ma soprattutto senza bisogno di prenotazione. Avete l'opportunità di venire, di entrare in questo villaggio, mangiarvi un bel gelato offerto da uno sponsor, che in questo caso è lui, oppure bere una bella bottiglia d'acqua offerta da un altro sponsor, che è San Benedetto, che io ringrazio perché gratuitamente ci mandano questi prodotti. Perché? Perché quando si tratta di un evento sociale, devo dire che queste grandi multinazionali rispondono sempre in modo efficace, per cui grazie veramente. Non c'è veramente scusa per non venire a trovarci al Sapienza Sport. Maurizio, tu passi, ci riesci? Sì, sì, no, passo, sicuramente passo, magari nella giornata, vediamo un attimo se riusciamo a passare nella giornata magari di sabato. Quindi non serve prenotazioni però, professore, nel senso che possono venire appunto in quella fascia oraria e eventualmente fare una sorta di, non dico check-up medico, ma insomma magari avere delle informazioni che riguardano appunto quel tipo di patologia, no? Perché ne ho viste talmente tante che credo che insomma sia non avete mai fatto in queste edizioni precedenti, prof, perché mi sembra che eravate intorno alle 10, queste sono 23, insomma sono tante, Gna. E comunque anche gli anni scorsi sono state tante, perché Maurizio è vero, tu sei molto attento perché sei sempre stato presente, e di questo te ne sono sempre grato. Abbiamo avuto un aumento importante perché delle specialità presenti. L'anno scorso, non vorrei dire una cosa sbagliata, erano circa tra le 18 specialità. Ah, okay. Quest'anno sono 23. Considera che proprio stamattina Maurizio mi ha chiamato anche i colleghi della reumatologia e ha detto: noi, dico, voi il prossimo anno entrerete, fatevi sentire, perché lo spazio è per tutti, per cui sono 23. Poi magari se hai l'occasione, durante la trasmissione elencale qualcuna, io qualcosa ho detto, c'è la dermatologia, la cardiologia. Allora guarda, prof, aspetta un attimo, io c'ho il cartello davanti a me, vedi, ce l'ho. Possiamo darle, stiamo dando un servizio, quindi tu ce l'hai sotto mano, Giulia? Vediamo subito, penso. Vediamo sì, un attimo, vediamo così se le tecnologie ci assistono, così le diamo in diretta. Facciamoci aiutare da una delle tue bellissime compagne di percorso in questa trasmissione. Vediamo un po'. Allora ce l'abbiamo. Sì. Vediamo un po', dai. Allora, mentre Giulia cerca, io approfitto anche, professore, per farle intanto i complimenti per questa iniziativa che è fondamentale, molto importante, quindi complimenti per tutto quello che state creando, che lei, insomma, e lo staff e tutti i professori chiaramente poi stanno riuscendo a mandare avanti. Volevo divulgare e sensibilizzare anche con lei, che in questo momento appunto è qui con noi questa mattina per parlare di questo, l'importanza della prevenzione. Volevo farlo chiaramente con un professionista, perché anche chi ci sta guardando possiamo insomma aiutare e divulgare questo argomento. Consideri bellissima la domanda e la ringrazio. Consideri che la mamma di questo evento è un'associazione culturale che ho creato tanti anni fa, che si chiama Capire per Prevenire. Maurizio la conosce molto bene, e la nostra parola d'ordine, il nostro claim è: la prevenzione è la medicina più efficace. Sembra una frase buttata là, ma in realtà se si fa una corretta prevenzione, noi possiamo intervenire in una malattia nelle sue fasi precoci iniziali, per cui agire in quel momento significa dare una chance di guarigione al paziente che sfiora il 90%, per cui se si fa una corretta prevenzione significa non ammalarsi, non impegnare il Servizio Sanitario Nazionale dal punto di vista anche lavorativo, per cui liberare spazi e poter dare sicuramente accesso a quelle persone che hanno realmente bisogno di andare in ospedale. Ho creato questo villaggio della salute all'aperto, in un prato, in un centro sportivo all'aperto,
Perché? Perché devo cercare di ridare fiducia alle persone, cioè devo fare in modo che le persone ritornino verso la salute, verso il benessere, verso la prevenzione. Perché Maurizio, c'è stata molta paura in quest'ultimo periodo ad andare in ospedale per la paura di contrarre infezioni, virus e via dicendo. E non si è fatta prevenzione come si doveva fare e come si è sempre fatta. Questo purtroppo ha portato un leggero aumento di patologie che erano invece diminuite, per cui ben vengano tutte le manifestazioni, anche padre e salute che si occupano di prevenzione, divulgano e soprattutto mettono le persone nelle condizioni di venire in serenità. Questa è la allora, cosa prof, più importante. Sono queste, grazie, sono questa è la lista che appunto stavamo cercando. Prego Giulia. Così, allora, senologia, endocrinologia, ginecologia, proctologia, urologia, andrologia, salute orale, oculistica, odontoiatria pediatrica, pediatria, nutrizione clinica, dermatologia, cardiologia, otorinolaringoiatria, perdonatemi, chirurgia generale, chirurgia vascolare, angiologia, fisiatria, medicina interna, immunologia clinica, gastroenterologia, medicina dello sport, radiologia. Sono tante. Ha studiato, Maurizio, ha studiato, è stata bravissima. Non si preoccupi, otorinolaringoiatria è difficile anche per noi medici, per cui è giustificata, tranquilla. Dirlo così velocemente. Solo per chi soffre. Ma sono, dopo che sono tanti anni che lo dico, ho imparato. Anche Maurizio è capace a farlo. Lo so, certo. Ne soffro ormai da tanti anni. È un affezionato all'otorinolaringoiatria. Purtroppo sì. Prof, noi ci vediamo sabato, però rinnoviamo chiaramente anche in chiusura, magari se le ragazze, insomma, prendiamo appunto venerdì e sabato, lo ricordiamo che c'è questo evento. Io ti ringrazio, prof, sempre vicino alla gente, è per questo che ti stimo. Allora, venerdì sì. Dalle ore 14 alle 19 e sabato dalle 9 alle 19 potete venire in un ingresso libero senza bisogno di prenotazione, esatto, al Sapienza Sport in via Fornaci di Tor di Quinto. Grazie a voi di questo supporto. E io sabato vengo anche a giocare a padel, prof. Quello magari evitiamolo. Dai, no, perché sei così cattivo. Grazie, professore. Vabbè, un abbraccio. No. Grazie. Posso confermare veramente davanti a tutti che è bravo ed è un appassionato, per cui siamo tutti gli appassionati di padel, siamo tutti amici, assolutamente. Grazie prof, un abbraccio e buon lavoro, grazie al professor Stefano Acceri, grazie davvero di cuore. Questo è un bellissimo evento da non perdere, assolutamente, perché anche con i vostri figli è una bella giornata sabato, invece di andare al mare, che tanto al mare ancora ci avremo tempo per andarci, quindi prendete i vostri figli e perché no sfruttate la situazione per fare magari un controllo. Viva la prevenzione. Proprio per l'otorina all'ingoiatria, visto che dice. Allora, devo fare un po' di prove. Otorinolaringoiatria. Vabbè. Allora, noi che cos'altro avevamo? Compleanni. Attenzione regia, abbiamo i compleanni. Attenzione regia, abbiamo i compleanni. Prego. Allora, iniziamo con Giulio Golia. Oggi è il 7 giugno, quindi intanto sì, tanti auguri di buon compleanno. Alla Iena, la conosciamo, Iena. Conosciamo benissimo, ha fatto anche tante altre bel cose. Bel personaggio Giulio. Però, insomma, attenzione. Giulio, lo ricordiamo, insomma, è importantissimo anche per questo. Poi abbiamo il cantante Prince, ascolti Prince? Porca miseria, tutti ragazzi. I giorni. Alzato le mani. Forse la canzone più bella rock, eccolo, di quel periodo lì è Purple Rain, che io amo in qualsiasi tipo di versione, anche a bossa nova, per quanto è bella, con degli appoggi e degli accordi incredibili. Prince. Prego. È incredibile. Sì, Liam Neeson, io amo tutti i suoi film. Dovremmo avere una foto anche di Liam. Sì. L'unica cosa che, insomma, dico è a chi tanto a chi niente, poteva quei 7-8 centimetri che lui, insomma, non se ne accorgeva nessuno se ci aveva 7-8 anni, magari se li prendevo io era meglio, perché lui è altissimo. Ecco. Io l'ho incontrato in via del Corso e vi posso garantire che sarà circa quasi 2 metri. Un passo inosservato. Quindi praticamente vicino a me il gigante e la bambina. Occhia miseria. Vabbè. Pippo Baudo, tanti auguri di buon compleanno a Pippo Baudo, grandissimo, insomma non c'è bisogno di descrizione, direi, Pippo. No? Sì. Andiamo avanti anche con Enrico Montesano. Attenzione, il Conte Oggi Tacchia. Oggi anche è il suo giorno. Il Conte Tacchia. E non solo, perché ha fatto veramente un sacco di cose. Sì, il Conte Tacchia, però.
e anche Febbre da cavallo, mi vengono in mente. Febbre da cavallo io lo ricordo quando ero dei piccolina. Film straordinari, è un grande attore di teatro, e vero? Un rugantino, insomma ne ha fatte davvero tanti. Tanti. Beh, insomma, la storia della televisione con Gabriella Ferri, poi magari neanche eravate nate, però io mi ricordo. Tu c'eri? C'ero. Poi possibile, abbiamo Jody Cecchetto, figlio del grande Cecchetto, di Claudio. Un bellissimo ragazzo, poi tra l'altro. Capitano tutte bene queste giornate ultimamente. Sì, io non l'ho mai conosciuto e mai visto, sinceramente, però. Però insomma. Ci fidiamo di te. Ci fidiamo, esatto. Okay. E l'ultimo compleanno di oggi è quello del calciatore, per quanto riguarda la felicità di Maurizio, Cafù. Abbiamo anche Cafù. Il pendolino, il grande Cafù. Eccolo grande qua. Cafù. Grande campione, militato anche nel grande Milan. Insomma, il Milan ha vinto veramente di tutto. Va bene. Allora, con i compleanni chiudiamo, diamo linea alla regia, ma rimanete con noi. A frappè. A frappè, mi piace. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. Eccoci qua, siamo in diretta 10:32 al nostro time per quanto riguarda questa giornata che insomma abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo parlato chiaramente anche di sport e di salute, in questo caso con Padel e Salute col professor Stefano Acceri. Vi rinnovo chiaramente l'invito di venerdì e sabato per la prevenzione, insomma, cioè sfruttiamola tra virgolette questa situazione, perché non capita tutti i giorni di magari avere una visita da professori illustri e magari anche gratis, giustamente sottolineo io, visti i tempi e via discorrendo. Allora, torniamo alla nostra posta del cuore, che è un iniziamo. Punto di riferimento ormai. Ormai sì, ormai fortunatamente sì. Anzi, lo ricordiamo il numero? Bravo, volevo fare questa cosa qui. 320-2393-833, la diretta, insomma, con A Casa di Amici siamo qui per video vocali. Noi vi ascoltiamo, vi vogliamo vedere, anche qualche augurio di compleanno. Come no? Perché no? Certo. Insomma, noi siamo anche qui. Complimenti, sono così anche spontanei. Insulti. Complimenti spontanei. Anche insulti diciamo, volete. Tra virgolette, nel senso buono della parola, anche siamo in fascia protetta, ricordiamo. Reprimende. Vai. Allora, iniziamo subito. Allora, questa è una storia molto delicata, quindi attenzione. Sono insieme ad un ragazzo da quasi 5 anni. Ciao a tutti, mi chiamo Federica. Litighiamo da ormai qualche mese e appena sono nate le prime incomprensioni la coppia ne ha risentito subito parecchio, tanto da lasciarci. Beh. Nel frattempo ho sofferto di gravi problemi di salute e problemi di lavoro. Non voglio lamentarmi troppo, quello che posso dirvi è che durante ogni discussione lui continua a dirmi questa frase che mi fa molto male, cioè: questa è casa mia. L'abitazione dove siamo in questo momento è la sua e non è di mia proprietà, però continua a rinfacciarmi questo e io non so proprio come comportarmi. Questa è bruttina, Sì, usare questi termini, insomma, è molto offensiva questa cosa qua. Non mi è piaciuta, Federica, ti dirò. No, allora, ovviamente poi dipende, perché quando si litiga, no? Poi magari si aprono... dice quello che non si pensa. Quello che non, oddio, io non sono molto d'accordo su questa cosa. Secondo me quando si litiga si dice proprio quello che si pensa, proprio a tutto tondo. Quindi poi si usano queste scuse per dire, beh, no, sai, no, invece volevo proprio dirti quello e quando sono arrabbiato te lo dico anche peggio. Quindi, dello stesso parere, nel senso può magari varia da persona a persona, ci sono le persone più sincere che lo dicono in quel caso, persone magari più, come dire, diciamo ruente. Diciamo che quando sei arrabbiata, Giulia, quando sei arrabbiata non pensi e quindi vai diretta. Esatto, sei irrazionale. E quindi quello, però quando vai diretta è quello che tu veramente pensi realmente di quella di magari quella persona, sì, ma detta in maniera troppo esagerata. Magari. Sì, sicuramente c'è l'emotività che non aiuta. Infatti, però, molti dicono: conta fino a 10, 1, 2, 3, poi rispondi. Ah, io conto fino a 45. Esatto. Beh, 45? Sì, e non regge. Perché questo numero. Così. Va. Allora, andiamo avanti. Ho 26 anni, lei non si firma, vuole solo presentarsi così. Io sono la ragazza che ha paura di baciare. Ho 26 anni e questa è la prima volta che esprimo i miei pensieri ad una persona che fondamentalmente non conosco, cioè te, Eleonora. Sono sempre stata una ragazza con la testa sulle spalle e a volte la mia razionalità non mi fa vivere bene. Certe volte mi ha salvata, altre invece mi ha fatto perdere determinate emozioni che magari mi servivano. Il mio primo bacio l'ho dato a 18 anni perché sono sempre stata del parere che dovesse essere speciale e forse avevo anche un po' di paura che anche ad oggi non mi spiego da dove nasca. Dopo la frequentazione dei miei 18 anni non ho più voluto baciare nessuno perché ho il terrore che qualcuno mi si avvicini. Ho paura di non piacere, aiutatemi.
Anche questa è delicata. Allora, intanto la ragazza che ha paura di baciare la trovo molto tenera come cosa. Sì. Perché non tutte hanno il coraggio poi di ammettere anche le proprie paure, difficoltà. Potrebbe essere il titolo di un libro oppure il titolo di una canzone. La ragazza che ha paura di baciare. Vero. Bello. Quindi io direi, Giulia, diamogli anche qualche consiglio. Io penso, ti dico soltanto questo. Imparate a baciare. No, sì, io penso che baciare sia la cosa più bella del mondo, quindi in questo caso ti dico di fare, come dire, qualche passetto in avanti, piano piano, senza fretta, ma ne vale la pena. Sì, ne abbiamo un'ultima. Ma più che altro è una cosa talmente naturale che alla fine uno non deve pensarci, perché nel momento proprio che ci pensi, magari sbagli, invece no, deve essere una cosa, è come un abbraccio, una stretta di mano, se ti viene naturale il bacio, ben venga, insomma, non ci pensare, vai all'istinto. Allora, racconto l'ultima storia di questa ragazza, sì. Allora, lei si chiama Giulia, ho quasi 30 anni e da 5 sto con un ragazzo di 9 anni più grande, la nostra storia è stata molto travagliata per i tanti litigi, che soprattutto erano causati dalla mia diffidenza. Ho deciso però comunque di andare avanti, di iscrivermi all'università e lì ho conosciuto un altro ragazzo. Ecco. Mentre ero fidanzata, anche lui è fidanzato, comunque più o meno viviamo un po', vivono un po' tutte la stessa vita a un certo punto, quindi insomma, sempre questa domanda sul che faccio, resto con il mio, vado da un'altra parte. Ho conosciuto quest'altro ragazzo con un vissuto e interessi più simili ai miei. Quasi ci siamo aggrappati l'uno all'altro e con lui sono tornata a ridere. Ditemi che cosa devo fare, perché sono convinta comunque di essere innamorata del mio fidanzato. Vai con chi ti fa ridere. Però, Maurizio. Convinta. Chi ti rende felice. E se la rendono felice tutte e due? Vabbè, ma con chi ti fa ridere? Io penso che... E qui si aprirebbe poi un discorso anche sul poliamore. Però ecco, forse bisognerebbe più che altro inquadrarsi anche su quello che si vuole dalla vita, a prescindere da uno che ci voglia far ridere. No, è chiaro, però se tu mi dici io li amo tutte e due e devo fare una scelta, vai da chi ti fa ridere. Sì, però se poi ti fanno ridere tutti e due, colpo di scena. È un problema tuo, dopo scegli te, magari scegli per bellezza, per comodità, non so. Maurizio, non puoi fare il postino, non lo puoi fare questo postino della posta del cuore. Comunque, in bocca al lupo e segui il cuore e soprattutto anche il sorriso, perché Maurizio su questo ha ragione. Ecco, vedi? Allora, ci sono delle curiosità molto interessanti, visto che abbiamo finito la posta del cuore. Possiamo anticipare un po', tanto abbiamo qualche minuto per dedicare molto a queste curiosità, perché ce ne sono alcune veramente particolari. Io inizierei con questa, visto che sono amante degli animali e anche il nostro pubblico lo so, anche i pappagalli amano video chattare tra loro. Oddio. Sì, è proprio così, è una cosa bellissima. Vedete, guardate. Vediamoli. Oddio, che carini! Che carini! Video chat, incredibile. Sì. Anche gli animali. Si sono rincoglioniti completamente anche gli animali, quindi. Pensavamo di salvarli da questa cosa, invece anche loro purtroppo si sono adeguati alla nostra tecnologia, ai nostri tempi. Però è vera questa cosa, guardate che roba. Sì, hanno fatto anche un esperimento. Lo capiscono, vedi che carini. Sì, guarda com'è contento. Ma, fantastici, vabbè. Pappagalli che chattano, che video chattano, vabbè. Esatto, stringono anche amicizia, sai? Certo. Tipo Facebook. Animali book. In questo caso animali book. Altra curiosità? Allora, un'altra curiosità è come diciamo così di consueto, insomma, le tecnologie, noi parliamo spesso di tecnologie, di comunicazione, eccetera. E questa notizia, diciamo così, lascia molta riflessione, ecco. Le fake news diffuse dai pregiudizi, ma non dai motori di ricerca. Comunemente noi pensiamo appunto che le fake news, diciamo così, forse diamo la responsabilità della diffusione delle fake news ai social, ai motori di ricerca, eccetera. Però nella maggior parte dei casi appunto in realtà sono diffuse dai pregiudizi. Quindi lo indica uno studio condotto su Google e quindi sono i pregiudizi umani più che gli algoritmi, attenzione. È l'analisi appunto... Bisogna stare attenti su queste cose. Noi diciamo che tendiamo a credere alla prima cosa che vediamo, esatto, no? Esatto. Diciamo che la responsabilità tendenzialmente si dà ai social oppure ai motori di ricerca. Perché? Perché chiaramente sono delle piattaforme che lasciano molta libertà, no? Da questo punto di vista, quindi chiunque potrebbe scrivere online. Ma questo studio appunto su Google attesta che chiaramente in realtà non sono gli algoritmi, ma sono proprio i pregiudizi, quindi le etichette che noi abbiamo. Tra l'altro ci sono dei personaggi, cioè proprio
che hanno studiato la fake news e la fanno uscire di proposito, lo sapete? Sì, ma anche i siti, quindi, degli algoritmi, personaggi, come giustamente... è chiaro che poi vanno a pubblicare su determinati siti, ma anche su siti che usano dei nomi importanti, simili, e quindi ti fanno cadere poi nel tranello, no, della fake news. Volevo soltanto dire questa cosa, questa analisi è un'analisi del comportamento di alcuni volontari su questo motore di ricerca che è appunto Google, durante due campagne politiche americane, quindi guidata poi da Ronald Robertson nell'Università di Stanford, e la ricerca è pubblicata sulla rivista Nature, quindi se volete approfondire potete farlo tranquillamente. Bene, ci sono altre notizie? Certo. Sì, ne abbiamo una un po', allora cambiamo completamente pagina, vai. Perché qui andiamo sempre sul tragicomico, io sono quella del tragicomico. Sì. Matrimonio da paura, la cantante rocker Brooke Arzo sposa un fantasma, ma poi chiama l'esorcista per il divorzio. Beh, per me c'è qualche cosa che non va. Ragazzi, allora ha deciso di sposare niente meno che un fantasma. Eccola qua. E pensate che la cerimonia sia stata un evento intimo e privato? Niente. Perché c'era un sacco di gente, tra cui anche persone che non ci sono più, tipo Marilyn Monroe. Cioè lei ha voluto rievocare con delle foto presenti in sala delle persone per averle più vicine. Ma questa sta male però. Vabbè, Maurizio, diciamo che è sempre molto diretto su queste cose. Scusate, come si fa a fare una cosa del genere? Quindi la domanda che si sono fatti è spontanea, la mia uscita, la domanda però, che si sono fatti è stata: chissà cosa le riserverà in futuro, perché chiaramente me posso immaginare, insomma. No, è uno peggio dell'altro oggi per quanto riguarda le notizie. Guida ubriaco, la polizia lo ferma e lui incolpa il cane. È colpa sua, guidava lui. Ragazzi, voi ci ridete, guarda che meraviglia. Ah, il cane che guidava è lui. Con gli occhiali, giustamente, perché... un uomo geniale ha dimostrato la sua incredibile abilità di mettere il cane al volante per cercare di evitare un arresto da parte degli agenti. La scena è stata comica e si è svolta a Springfield, dove ci sono gli hanno fatto il verbale. Esatto. Ma gli hanno fatto il verbale poi? Le hanno fatto il verbale al cane o a lui? Al cane. È stato imbarazzante. Alla fine però volevano togliergli la patente, ma hanno fatto a non farlo, perché il cane le ha fatti sorridere. Pensavo l'avessero ritirato al cane. Vabbè, gli hanno fatto il verbale chiaramente al padrone. È chiaramente, non hanno fatto niente, perché povera anima di Dio, ma che c'entra? Sì, veramente, cane, ragazzi. Io non so se non ce l'abbiamo una foto che riguarda questo evento, ma io ho letto e ho un po' di timore e paura che in Cina praticamente stanno perforando la terra e stanno arrivando praticamente al nucleo per fare degli esperimenti. Allora, intanto io invito i cinesi a fatevi i vostri, perché io insomma vorrei ancora continuare a vivere su questa terra ancora per qualche anno, quindi fare il buco, fare il buco insomma e arrivare fino al nucleo, non sappiamo quello che poi succederà se andiamo a perforare il nucleo, quindi attenzione, anche perché si parla di 11.000 una cosa del genere, insomma non so di quanti chilometri venga perforato, ma perché c'è una motivazione? Non lo so, non c'ho idea, loro non hanno nulla probabilmente da fare e vanno a fare queste cose. Allora io direi abbiate pazienza, fatevi i buchi, aspettate a fare i buchi, punto, linea alla regia, è meglio A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. Rientriamo in diretta, 10:46, insomma si parlava anche ovviamente di questa notizia dei cinesi, perché io ci andrei molto cauto, no? Nel senso che andare a fare dei danni, poi giustamente loro dicono vabbè, noi dobbiamo fare delle perforazioni a scopo scientifico, ho capito, ma io voglio vivere, poi fate voi, fateli fra 30-40 anni, no, è una battuta, però io sto un po' preoccupato, non so voi, perché mi ricorda anche un po', non so se voi l'avete visto, il film The Core. Io forse l'ho visto qualche anno fa. Beh, un po' inquietante. Che poi arrivano al nucleo, perché il nucleo si ferma, lo devono riattivare e via discorrendo. Io non andrei insomma a rompere le scatole, perché dovete fate un'altra cosa, andate a fare esperimenti su altre situazioni e via discorrendo. No, più che altro magari prendere decisioni anche così importanti per l'umanità, forse tutta questa responsabilità, perché? Ecco, questo potrebbe essere magari una riflessione. Magari tu lo fai a scopo scientifico, però proprio il fatto dello scopo scientifico vai a fare dei danni, ne sappiamo qualcosa,
anche con tutto il discorso del Covid, poi va a capire Diero come è nato, come non è nato, con i pipistrelli, quello e quell'altro, però insomma risparmiatevi questi esperimenti, investite il vostro tempo e il vostro denaro magari a trovare una soluzione per, non lo so, invento, magari trovare qualcosa di concreto, di utile e di non dannoso per far sì che magari le autovetture possano camminare per i trasporti e via discorrendo. Poi, leggevo la notizia dell'idrogeno, con un pieno di idrogeno una macchina praticamente fa quasi 2500 km. Adesso vai a capire quanto costa l'idrogeno, sicuramente molto molto meno della benzina o del diesel attuale, quindi le alternative ci sono, studiate. I vostri soldi che noi contribuenti vi diamo per creare magari delle alternative, ecco, usateli per fare cose importanti e utili, non andare a fare i danni. Che poi è una popolazione, tra l'altro, che regala anche tante cose positive, perché certo, possiamo imparare veramente tantissimo poi, tra l'altro anche noi sono molto più avanti di noi su tantissime cose. Certo, certo. Quindi magari nella loro ottica questa cosa porterà ad altre situazioni che si svilupperanno in modo positivo. Speriamo. Sì, spero. Vabbè. Bene. Allora, possiamo anticipare leggermente di qualche minuto il piatto del giorno? Sì. Chiedo alla regia. Sì, perché noi abbiamo già fame. Sì. Noi abbiamo sempre fame. Cioè, non è qualcuno che ha detto piatto? Questo è il mio mood. Sì. Oh, vediamo un po'. Questo è il secondo di oggi. Arrosto in pentola. Ah, però... l'arrosto in pentola qua, questa cremina favolosa, La cremina si fa con carne, sedano, la cipolla, esatto, e le carote, quella è l'unica cosa che so. Puliamo e laviamo le verdure, allora oggi abbiamo anche il sotto del gobbo, sì, quindi cipolla, sì, aglio e prezzemolo, carote. Vedi che carina questa cosa per farle alla julienne? Io sono molto attratta dalla julienne. Questa è per le verdure. Per pulire le carote, anche le patate. Anche le patate, sì. Mixer, finalmente. Sì, perché questa non gli fate fa niente, è un po' come... Beh, insomma, diciamo che con le carote crude è difficile star lì poi a girare. Sì, aspetti, anche questo è vero. Insomma. Quindi, mixer, sì, si frulla tutto. Sì. E questa, secondo me, è parte della cremina, sai? Sì, siccome... Infariniamo la carne, sempre rigorosamente con... il laccio, mi raccomando, dopo toglietelo perché diventa triste complicato. Io da bambino lo mangiavo, pensa. Davvero? Sì. Pensa che un sacco di gente si è strozzata davvero. No! È successo. No, è successo. Con la farina, lo sai perché si usa la farina? Perché viene la crosticina. Sì, olio, come se a sentimento. A sentimento e facciamo soffriggere le verdure che abbiamo precedentemente frullato. Sì. Vabbè, qui c'è il soffritto, diciamo. Soffritto, sì. E la mia domanda è... come avviene la cremina? Adesso lo vedi, perché quando con l'acqua, si assorbe l'acqua. Questo è vino, questo è vino. Questo è vino. Sale. Sì. Intanto abbiamo messo l'arrosto infarinato dentro il composto. Pentola. Esatto. Rosmarino, che non può mancare, il profumo poi che ti rimane sulle dita, su anche dopo che hai cucinato. Ma che bella buonissimo, cosa. Rosmarino buonissimo. Mentre si cucina la carne, io brodo consiglio un bel bicchiere di vino bianco, così che si sorseggia nel frattempo che va. Ah, ma non da mettere dentro. No. Ok. Si sorseggia, sì. Così, vedi la cremina come funziona? Con il vapore, con l'acqua e col vino. Certo. Eccolo qua. Togliamo ovviamente le erbette. Certo. Ecco la cremina, vedi che tu la cercavi. Frullata, tritata, vedi? Eccoci, adesso la frulliamo. Certo. Un attimo, pure tu. La frulliamo. Nel frattempo la carne era pronta. Vedi che lo tolgono? Lo so. E adesso quindi tu l'arrosto lo prendi e lo metti nella cremina. Poi lo servi. Pensavo lo prendi e lo mangi. Buon appetito. Il piatto è servito. Arrosto in pentola. Diciamo che questo è un piatto che si può fare anche in questa stagione. Sì, a differenza della polenta di ieri. Ieri. Comunque ragazzi, la polenta ha il suo perché. Io sono sempre possiamo del anche parere mangiarla che, fredda. A prescindere dai piatti estivi, a prescindere dai piatti invernali, Giulia mangia tutto. Sei di bocca buona. Ragazzi, scusate, prima Claudio, il direttore Claudio Michalizio, ha lanciato un assist. Ci siamo soffermati, secondo me, troppo poco sulla separazione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. C'è la scritta sotto chi se ne frega da mettere? Colpo di scena. Allora, diciamo che è un argomento a parte molto delicato. Io ieri ho avuto modo, non so se l'avete vista, l'intervista che hanno rilasciato a Vanity Fair. C'era quel ragazzo, chi intervistava, che era un po'
impaurito, perché lei insomma ha un bel carattere molto forte, sì. Quindi lui è partito e le ha detto: come è andata? Lei ha detto: come deve essere andata? Benissimo! In un modo insomma, nel senso proprio, beh, però chiaramente su abbaiato. Questo è una separazione, i giusti modi, esatto, no? Io penso vogliono. Sempre che ci siano delle domande che poi vadano fatte in maniera, come dire, molto poco invadente, mettiamola così. Anche perché insomma si sta parlando di una questione delicata e personale, però dall'altra parte se la Bruganelli e Bonolis si sono esposti, quindi hanno deciso di comunicare, è normale anche che ci sia un interesse, visto che attualmente si vive anche di questo, giusto o sbagliato non lo diciamo, no, però infatti, insomma è questo. Perché quindi... se è un personaggio pubblico, io mi ha battuto ovviamente per chi se ne frega, era per sdrammatizzare la situazione, perché io credo che sia la moglie che Bonolis insomma stiano soffrendo di questa situazione, certo, qua. Quindi questo indubbiamente. È chiaro che loro intelligentemente hanno anticipato e pubblicato a tutti insomma quello che è accaduto, perché tanto poi alla fine si viene a sapere e poi alla fine la stampa scrive quello che immagina. A quel punto hanno fatto bene a fare una dichiarazione ufficiale, almeno così non c'è il ricamo e via discorrendo, anche perché veniamo da una situazione legata anche a Ida Di Blasi con Francesco Totti, certo. Quanto è che in entrambi i casi, tra l'altro, loro stessi avevano smentito, quindi che sia Paolo Bonolis che la Bruganelli e sia appunto Totti e Ilari all'inizio di queste delle voci, sì, insomma, sì. Avevano smentito. A parer mio, come è giusto che sia, perché va bene, ripeto che è una coppia, come dire, pubblica, però alcune cose insomma vanno vissute anche in ci vuole tranquillità, giusto rispetto, esattamente, sì, certo, certo. Esattamente. No, ma purtroppo viviamo di questo, attenzione, e poi noi non siamo neanche anche un paese che vive, diciamo, molto di questo, cioè il popolo inglese, per esempio, vive di questo, cioè i telegiornali, la stampa, li vanno proprio a cercare, addirittura ci sono dei famosi calciatori di calcio, appunto, non giocatori di calcio, chiedo scusa, che sono seguiti magari con la speranza che trovano, capito, una situazione sentimentale parallela, particolare, certo. Sì, perché poi possono insomma riempire i quotidiani. Noi siamo un po' più tranquilli sotto questo aspetto qua, anche se ci sono delle riviste dedicate al gossip e via discorrendo, però abbiamo almeno l'accortezza di usare dei termini particolari e di avere un po' di rispetto per i personaggi. Poi è chiaro che alla fine esce fuori comunque il problema, la separazione o il tradimento, però io credo che comunque, pure che sono personaggi pubblici, esatto, il dovuto meritano rispetto. Quindi chi se ne frega mio era ovviamente in questo senso, non perché insomma non ci importi di quello che sta accadendo. Buona fortuna Bonolis, comunque per il percorso, auguri, insomma, nel senso che proseguirà. Poi sono dei genitori fantastici, quindi parlavano proprio, seguiranno in maniera molto intelligente. Di sentimenti, no? Di cui abbiamo parlato prima, è proprio l'equilibrio che poi deve mantenere una coppia. Anche la nostra parent coach Daniela De Vincenti se lo ripete sempre: alla fine si smette di essere una coppia, ma non si smette mai di essere genitori. Vero. Quindi vabbè, ma è una famiglia, per i figli, cioè, insomma, ci sono tanti figli, mi sembra che loro ne abbiano tre, se non sbaglio. Sì, loro, lui sicuramente di più. È una famiglia abbastanza numerosa, insomma, certo. Numerosa. Vabbè, c'è l'aforisma? Certo che c'è. Vamos. Attenzione, perché anche questo è il prossimo tatuaggio. Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. Lo dice Mamma Bertrand mia. Russell, filosofo, logico e matematico. Lo diceva. Ed bravi detto, tutti, ancora oggi, ancora. Bravi tutti. Cioè, io sposo pienamente questa frase. Pensavo sposassi noi. Bravi tutti. Dovevi esserci bravi al, tutti. Sì, è all'epoca. Sì, sì. Bravi tutti, bravi nel senso, tutti, tu c'eri che quando... la pensano così. Okay. Maurizio c'era quando l'hanno inventato, no, proprio scritta, cioè, Ah, l'hai scritta tu? Sì, sì, sì. No, quando tu facevi l'amanuense. C'ero. Va bene. Allora, siamo arrivati al termine. Io vi ringrazio chiaramente della visione. Noi vi diamo appuntamento sempre alla stessa ora, a partire dalle ore 10. Domani che giorno è? Domani è giovedì. Domani gnocchi. Vediamo un po' se la regia ci prepara lo gnocco. Insomma, lo gnocco a sorpresa. Vabbè, è stato un piacere, un saluto. Ciao, a domani. Buona giornata. Ciao. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli.